Buongiorno a tutti. Allora, questa situazione è un po' complicata, è abbastanza dura e un po' delicata perché dobbiamo rimanere chiusi in casa, però io ho la fortuna di essere in compagnia di mia moglie e del cagnolino, quindi la mia quotidianità non è molto cambiata. Però è vero che dopo più di un mese e mezzo, il campo mi manca molto e anche le passeggiate, il fatto di goderci la città diventa un po' pesante, però andiamo avanti. So che siamo verso la fine di questa situazione e so che ne usciremo più forti di prima e che sarà un nuovo inizio per tutti. Allora, la mia giornata tipo è di svegliarmi presto la mattina, fare colazione perché poi dobbiamo fare il lavoro che ci manda tutti i giorni il preparatore atletico. E siccome non possiamo uscire, non possiamo correre, ci fa fare un lavoro pesante. Però è giusto perché dobbiamo mantenerci in forma per quando sarà il momento di riprendere gli allenamenti. Poi ci occupiamo come possiamo, con le serie TV, film, PlayStation. Poi aiuto anche mia moglie a fare le pulizie in casa ogni tanto. Ho imparato pure a cucinare, quindi sono tante cose nuove che non facevo prima e mi piace. Sì, allora quest'anno abbiamo una bella notizia, sto per diventare papà perché mia moglie è in dolce attesa. La data presunta del parto dovrebbe essere per il 20 maggio, però io spero che esca un po' prima, qualche giorno prima, perché non vedo l'ora di conoscere mia figlia. Si chiamerà Alice e nascerà a Crotone. Sì, la PlayStation è una passione, ho sempre giocato molto, adesso che ho più tempo ci gioco ancora di più. E so che quando avrà mia figlia non avrò più la possibilità, quindi ne sto approfittando adesso. Poi abbiamo fatto un torneo organizzato da una pagina Instagram con tanti giocatori di Serie B e purtroppo ho perso in semifinale, ho trovato qualcuno più bravo di me. Però qualche giocatore del Crotone sono usciti al primo turno, non faccio nomi però. Allora, la situazione in Francia adesso è come l'Italia, è molto critica. Loro diciamo che hanno 2 settimane di ritardo su di noi, sull'Italia, e quindi anche loro hanno sottovalutato il virus come abbiamo fatto noi qui in Italia. E niente, io mi sento tutti i giorni con loro, facciamo le videochiamate il più possibile per sentirci vicini, e anche se non è facile, ho la fortuna che stiano tutti bene, quindi andiamo avanti così e anche loro sperano che finisca il più presto possibile. Sulla ripresa del campionato, per ora io la questione la vedo molto complicata, perché ci sono troppi morti, troppi contagiati per pensare al calcio. Poi confrontandoci con i compagni, con giocatori, allenatori, procuratori, non sappiamo se le cose sono vere, sono false, quindi secondo me dobbiamo aspettare il governo, vediamo le decisioni che prendono loro. E basta che ci siano le precauzioni giuste per farci riprendere. A Crotone mi trovo molto bene. Sin dall'inizio mi sono trovato bene perché già prima di arrivare conoscevo qualche compagno con chi ho giocato prima ed è stato anche il mister a volermi qui, quindi mi sono ambientato comunque subito. Poi la società è sana, seria, qui c'è tutto quello che un giocatore può volere per crescere. Quindi qui direi che è la piazza perfetta. Poi noi siamo anche condizionati molto dai risultati e siccome la stagione stava andando bene, la stiamo vivendo bene. Poi la città è una città di mare, la gente è brava, abbiamo fatto tante amicizie, quindi per quello che ci troviamo molto bene qui. Il nostro campionato è stato molto buono, direi, perché siamo sempre stati nei primi posti. Abbiamo avuto un calo fisico-mentale verso Natale, però a gennaio abbiamo fatto una grande preparazione e prima della sospensione si è visto proprio in campo la nostra forma. Purtroppo ci siamo dovuti fermare, ma se dovessimo riprendere so che faremo una preparazione perfetta per ripartire come abbiamo finito e al meglio. Non mi ero neanche reso conto che erano passati 10 anni, quindi questo significa che mi trovo bene qui. Spero di poter finire la mia carriera qua, perché ormai mi sento a casa. Poi
festeggio questi 10 anni in Italia, in Calabria, e i miei nonni erano d'origine calabrese, quindi non potevo trovare un modo migliore.